Ne abbiamo parlato durante tutta la campagna elettorale e a quanto pare ne avevamo ben d'onde. Reddito di cittadinanza. Al sud il Movimento 5 Stelle, che lo ha difeso, è stato votatissimo. Qualcuno si è spinto a parlare di voto di scambio. Ma da domani che succede? Verrà tolto il reddito di cittadinanza? Beh, noi intanto siamo andati da una famiglia di percettori che assisteva con ansia alla nottata elettorale. Guardate. Dagli italiani in queste elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara. E l'indicazione chiara è per un governo di centrodestra a guida Fratelli d'Italia. È finito, siamo arrabbiati. Noi cerchiamo dignità. Cioè noi non cerchiamo niente. E ce lo vogliono pure togliere. È un Movimento 5 Stelle a trazione meridionale. La mia speranza è che saliano i conti, ma perché i conti comunque c'è una pressione umile. E la speranza ci manda a fatica tutto quanto. Sono rovinato, Ma chi per scelto il reddito di cittadinanza, cioè non ci hanno scomodato chi è venuto. E là mi hanno deluso ancora più la stessa gente. I risultati delle elezioni, visti con gli occhi di Lino, Luciano, Tina e Cinzia, percettori di reddito di cittadinanza ed elettori del Movimento 5 Stelle, il partito di Giuseppe Conte, nonostante la forte spinta al sud, si è fermato al 15% su base nazionale, sconfitto dal centrodestra, che ha tra i suoi obiettivi quello di riformare il reddito di cittadinanza. E così la preoccupazione che l'unica fonte di sostentamento per queste persone possa essere cancellata cresce. Se loro dicono cancellarlo, prima che lo cancellano, perché io prendo la mia scheda e la strappo, senza problemi, la taglio assolutamente. Però loro devono avere il coraggio di quello che hanno promesso, di farlo, di mettere le persone a lavorare. Il reddito per loro è stato il rimedio al lavoro precario, alle paghe troppo basse e alla crisi pandemica. Tanti anni fa lavoravo in una fabbrica di tacchi, a nero. Ho fatto 4 anni e mezzo in questa fabbrica. E poi dopo un po' il gommista, un po' per dire il barista, un po' il cameriere, il badante. E poi ho pulito un po' le strade, magari qualcuno che c'aveva qualche villa, ho fatto il giardiniere, ma che mi faccio? Prima tenevo un negozio di uccelleria e poi la pandemia aiuta la mezza. Cioè, lo Stato non mi ha dato aiuto, aiuta a chiudere questo magazzino. Ora tengo 46 anni, tengo 6 figli, non tengo terza media, cioè, chi mi piglia a me a fatica? Purtroppo io sono solo io con mio figlio. Sono vedova da un anno, lui prende il reddito, prende 7,80 e con questi soldi io pago i pigioni e devo mangiare, giustamente devo pagare la luce. Che governo nascerà adesso? A me non mi convince questo governo. Questa Meloni che vuole togliere il reddito. Io ho mio figlio che ha 19 anni, non c'ha un lavoro, non c'ha niente. Il prossimo governo di centrodestra pare che insomma voglia toglierlo proprio a chi è in età lavorativa. Come fa? Niente, vado in mezzo alla strada. Oppure devo dire a mia vicina, a mio figlio va a rubare. Cioè, è stato la presidente Meloni, però lei dice Meloni, cioè, presidente, passate un po' la mano per coscienza, non vuoi un reddito a gente, ci rimane in mezzo a lei. Se levo reddito, io vengo a Roma. E a questo punto, dopo tutti i discorsi da campagna elettorale, che si farà? Si terrà fede alle promesse? Verrà tolto il reddito di cittadinanza? E che succederà di queste persone? E poi parleremo anche se si tratti o meno di voto di scambio. Intanto vi presento le persone con cui ne parleremo. Benvenuta Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, collegata con noi. Ci sono ancora qui Luca Sommi e Gianluigi Paragone. Buonasera, ci ha raggiunto Alessandro Cattaneo, Forza Italia, ben arrivato. Grazie, buonasera. E buonasera Sabrina Scampini, collega a Volto di Rete 4 e anche osservatorio radiofonico per buonasera. Noi di quelle che sono le abitudini e i gusti degli italiani al riguardo. Cattaneo, comincio subito con lei perché ne abbiamo parlato diverse volte nell'arco di questi mesi. Le chiedo, vedendo questo servizio, il reddito si toglie a queste persone? Sì, a chi è abile a lavorare e viene dato un sussidio per stare a casa verrà tolto, ma verrà data la possibilità di giocarsi una voglia di fare impresa, una voglia di mettersi in gioco, verrà creato le condizioni perché l'imprenditore sia più facilmente spinto ad assumere persone. Insomma, noi vogliamo dare una possibilità a queste persone. È stato voto di scambio? Sì, lo è stato, lo dicono tutte le statistiche. Utrend anche oggi ha pubblicato proprio una correlazione diretta tra il numero di erogazioni di reddito di cittadinanza per numero di abitanti, che è esattamente proporzionale ai voti che ha preso il Movimento 5 Stelle sul territorio. Io però non demonizzo le persone che hanno votato 5 Stelle, perché sono persone evidentemente che sentivano di non avere più nessuna possibilità, nulla da chiedere se non un sussidio. Ecco, a quelle persone voglio dire che questa non è la strada per una vita degna.
le persone devono essere spinte da uno Stato serio a mettersi in gioco e a trovare una realizzazione piena. Cioè la vita non è sussidio, per 600 euro io voto qualcuno che ti cronicizza e ti lascia per sempre in quella situazione. Allora, io voglio che queste persone abbiano vivere in un paese che gli dia loro la possibilità di lavorare. Si fermi perché poi mi deve dire come gestiamo il passaggio da quando toglie il reddito al fatto che questi qui poi trovino un lavoro, ma me lo dice dopo, certo, che Vittoria Baldino ha replicato. Volentieri. Voto di scambio, dice Cattaneo, anche sì, a livello numerico si dimostra che i 5 Stelle vengono votati per questo. È così. Allora, questo dimostra che Cattaneo e chi per lui, chiunque insomma dice le stesse cose che asserisce Cattaneo, sono completamente scollegati dalla realtà. Io sono stata eletta in Calabria, sono in questo momento in Calabria, a Rossano. In Calabria il Movimento 5 Stelle ha preso il 30%, ma venite a farvelo un giro in Calabria, così capite perché i calabresi hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle e non più tanto ai vecchi partiti che pure hanno sempre votato, perché questa terra, dai quei partiti lì a cui loro avevano dato fiducia per tanti anni, è stata letteralmente spolpata. Qui non abbiamo una sanità pubblica all'altezza, non abbiamo un sistema di giustizia all'altezza, hanno soppresso un tribunale qui, non ci sono strade all'altezza, non c'è un trasporto su ferra, siamo isolati dal resto d'Italia. Per questo in questa terra e in altre regioni del sud i cittadini hanno scelto il Movimento 5 Stelle, non perché prendono il reddito di cittadinanza. E poi venite a farvi un giro, andate a parlare anche con i commercianti e chiedetevi anche a loro come è cambiata la vita, grazie all'economia che è iniziata a circolare maggiormente, perché alcune famiglie oggi con il reddito di cittadinanza si possono permettere di comprare delle cose, di acquistare delle cose per i loro figli che prima non potevano permettersi. Quindi questo è il primo tema, quindi invito Cattaneo, che per lui, a venire qui al sud e a capire perché hanno votato Movimento 5 Stelle, invece di lanciarsi in queste analisi così spicciole che non portano da nessuna parte. Questo è il primo tema. Il secondo tema, io non ho capito che cosa vogliono fare. Mentre lei parla, Baldino, io chiedo un istante soltanto di vedere il cartello 2, perché voglio far vedere, Baldino, aspetti, mi faccia dire questa cosa, poi la faccio proseguire. Volevo solo far vedere il cartello 2 a casa, in cui vediamo l'Italia come è divisa per il voto. Intanto lei continui pure, vedremo il blu e il centrodestra, il giallo e il Movimento 5 Stelle. Quando uno dice un'Italia divisa in due, quanto conta anche tutta la politica in questo senso fatta dal Movimento 5 Stelle, di welfare, Stato sociale. Prego Baldino, poi facciamo replicare. Esatto, sì. Welfare, Stato sociale, ha detto bene, ma non solo quello, anche infrastrutture, sanità pubblica, è questo che i cittadini ci stanno chiedendo quando noi siamo andati per strada a raccontargli il nostro programma, e per questo hanno scelto il Movimento 5 Stelle. Ma tornando al reddito di cittadinanza, io vorrei capire che cosa vogliono fare. Vogliono fare una mera operazione di restyling? Vogliono cambiargli il nome? Allora, a me sembra che questa sia il solito artificio della cattiva politica, cioè quello di creare un problema e poi porsi come risolutori di quel problema che loro stessi hanno creato. Allora aspetti, vediamo che ci dice Cattaneo al riguardo e poi vado dagli altri. Gentile, è un problema che hanno creato loro con i loro governatori, che non hanno fatto le assunzioni per i centri per l'impiego. Cattaneo. Intanto l'onorevole Baldino sembra arrivata da Marte, ma se non sbaglio lei ha governato 5 anni. 5 anni lei ha governato. È stata al governo con chiunque. E infatti abbiamo fatto la le destra, cose che la sinistra, promesso, la Lega, chiunque. È stata con i banchieri, con chiunque. Siete stati attaccati alle poltrone per non 5 anni. Chiuso noi quindi tribunali, se volevate non riaprire. Chiuso noi se volevate riaprire. No. C'è un'unica regola che ormai sapete entrambi, essendo frequentatori di questo io studio. Se voleva riaprire il tribunale, avevano tutti gli strumenti per riaprirlo il tribunale. Se volevano portare più infrastrutture, avevano tutti gli strumenti per portare più infrastrutture. Allora le chiacchiere stanno a zero. Il centrodestra in realtà in Calabria ha vinto la grande maggioranza di collegio uninominale, tranne qualche eccezione, mentre 5 anni fa li avevate vinti tutti voi, tranne uno. Quindi in realtà chi ha perso voti in Calabria siete voi rispetto a 5 anni fa. Quindi sono i cittadini che non vi hanno più dato la fiducia, ve l'hanno data dimezzata rispetto a 5 anni fa. Guardi, tanto per chiarire la verità dei numeri. Partendo da questo punto, io ci vengo al sud e come? E mi piace il sud che vuole un riscatto, che vuole delle opportunità, però, che mi chiede meno tasse per aprire una partita IVA, un'impresa, che vuole liberarsi dalla malavita organizzata. Abbiamo detto che non si parla uno questo sopra l'altro e è poi questo è il sud che ci piace. Abbiamo un governatore occhiuto che sta lavorando benissimo e che cerca di dare una chance ai calabresi. Non solo 600 euro per stare sul divano e aspettare. È però, la mortificazione. Allora fermiamoci un attimo, quella. Mi date il cartello 11 che mi deve dire anche Gianluigi Paragone che nel Movimento 5 Stelle c'è stato e il reddito l'ha sostenuto. Ora, quando si dice che è voto di scambio,
Però io ti faccio vedere i numeri, perché in realtà uno dice, se no, anzi, ci vado io a farveli vedere, così facciamo una passeggiata. E allora, vediamo che al nord sono 853.845 persone, al centro sono 587.847, il sud e isole sono 2.514.864, dati dell'INPS. Allora Gianluigi, lo domando a te, ti chiedo, c'è una componente di voto di scambio secondo te o è offensivo? Ma no, ma allora ragazzi, che ci sia una rendita politica è nella natura delle cose, però cerchiamo di mettere in ordine un po' tutti i pezzi. Il reddito di cittadinanza è una misura che uno Stato non può non avere, perché nel momento in cui una persona va a gambe per aria, comunque ci deve essere una corsia d'emergenza. Qualcuno che... Ora, il tema è, se questa corsia d'emergenza diventa l'unica carreggiata, allora non va più bene. Quindi bisogna assolutamente creare le condizioni perché il lavoro torni ad essere protagonista. Chi genera lavoro? Ed è diventata l'unica carreggiata, secondo te? Ad oggi purtroppo sì, ma cercherò in battuta finale di spiegare quello che secondo me è il disegno superiore. Noi oggi abbiamo un mondo delle imprese che difficilmente può essere messo nella condizione di assumere perché ha un carico fiscale elevatissimo che si aggiunge a il costo delle materie prime, il costo di... delle cartelle di Equitalia che non vengono rottamate, i rapporti con le banche che si fanno sempre più difficili, hai il costo dell'energia che è diventato proibitivo, quindi dire agli imprenditori sostenete le assunzioni, diciamoci la verità, facciamoci segno della croce nella speranza che non chiudano le imprese, altro che... Quindi la Meloni deve stare attenta a toccare oggi il reddito di cittadinanza perché poi rischia due cose, uno di ritrovarsi un pezzo d'Italia che va sott'acqua, due, di creare il suo vero grande leader d'opposizione, che è Giuseppe Conte. Quindi, se fossi lei, starei attenta a muovere questo tasto, perché Conte è stato bravissimo, da questo punto di vista, scaltro, a capitalizzare al massimo quello che è diventato una rendita elettorale. Ultimo fattore, che è quello un po' più politico alto. Io ci vedo un disegno. Cioè, io penso che il palazzo ha capito, il sistema ha capito che se tu schiacci i cittadini e li tieni sott'acqua, poi questi cittadini si accontenteranno di quasi nulla. Per usare un grande titolo di Enzo Striano, di un grandissimo libro di Enzo Striano, il resto di niente. Ecco, ti danno il resto di niente. A Napoli si dice urieste niente. Ecco, non vorrei che il reddito di cittadinanza fosse l'unica misura di fronte a un fallimento totale dove le imprese, soprattutto le piccole, verranno schiacciate dal grande capitale dall'alto. Allora, il reddito di cittadinanza è stato voluto dal Movimento 5 Stelle, è stato votato dalla Lega, non è stato condannato da Silvio Berlusconi, a differenza delle parole di Cattaneo, perché in campagna elettorale Silvio Berlusconi ha capito che c'è un'esigenza e c'è un'emergenza sociale al Sud, è stato osteggiato dalla Meloni, però, c'è un però, attenzione che togliere il reddito di cittadinanza per far cubare un po' di miliardi per andare a recuperare per altri investimenti è difficile perché due terzi del reddito di cittadinanza sono persone invalide al lavoro e quelli chiunque, anche Forza Italia, li vogliono lasciare. E sono due terzi. E lì non recuperi un granché di soldi, terzo, dice Luca Sommi. Un terzo sono puoi fare efficienza su come li eroghi. Un terzo sono persone che non hanno il lavoro non è così facile trovarlo, non è così facile aprire partite IVA, fare impresa, è difficile. È vero che La fase di mezzo che le chiedevo poco fa, esatto. No, Cattaneo? Sì, come è si vero fa? Che sulle politiche attive ha funzionato poco, però è vera anche una cosa, che Giuseppe Conte aveva messo un miliardo sulle politiche attive, dicendo ai centri per l'impiego assumete persone e proviamo, non sì, è detto che avrebbe funzionato. Luca, però l'ha messo. Quello è il fallimento. Quello è stato il fallimento di quel Conte, miliardo di cui sono stati spesi solo 300 milioni. Molte regioni non hanno neanche risposto all'appello, paradossalmente quelle del Sud, non è colpa del governo Conte, è colpa delle regioni perché è demandata scusate, fatemi finire. È demandata alle regioni la gestione dei centri per l'impiego che poi vanno a scalare sulle province. Quindi questo è... Chiudo su una cosa, il voto di scambio, Cattaneo, per favore, queste terminologie. Allora, voler fare il ponte sullo stretto di Messina è un voto di scambio per Sicilia e Calabria? No, è un investimento per il mezzogiorno che è in ginocchio. Un milione di persone sono uscite, un milione di famiglie, scusate, sono uscite dalla povertà assoluta. 2.300.000 persone
nuclei familiari sono usciti dalla povertà. Non è solo il sud. Però sono Luca, le ragioni Luca, popolose. Puglia, Campania, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Lazio. Un detto conto questo, è far uscire le famiglie dalla povertà assoluta e non rendersi conto che l'ascensore si sta muovendo verso il basso, per cui il ceto medio-basso scivola verso il basso. C'è una platea troppo importante di italiani che prima stavano abbastanza bene, adesso si ritrovano a fare la coda al pane quotidiano. Cioè, occhio a non vedere che c'è un pezzo d'Italia che ha preso involontariamente, perché è costretto, l'ascensore premendo il tasto ma verso il basso. Ma è un tampone il reddito di cittadinanza, no, non è una soluzione. No, ma è però sta diventando pensa se non ci fosse la soluzione. Cattaneo. No, ma Luca, quelli che vanno al pane quotidiano però, no, senza però ti invito a ragionare su una cosa. Però poi ti invito a ragionare una cosa. Il sistema ha gioco forza a pensare che te lo compri con il reddito di cittadinanza, certo, il voto o il cittadino, perché non c'è più voglia di riscatto. Allora la grande sfida è: lo Stato può tornare ad assumere, può fare un piano d'assunzioni come Dio comanda, ovviamente, sulla sanità, sulla scuola, sulle infrastrutture? Perché se il privato non può più assumere in termini importanti, ragazzi, deve assumere lo Stato. Comunque e deve regolarizzare delle posizioni. Una volta. Ma non me ne frega nulla di chi l'ha fatto. Te l'ho detto io all'inizio. Ma scusate, già oggi ci sono delle forme di ammortizzatore sociale. Io non voglio sembrarvi sgraziata, ma c'è il povero Pietro Senaldi che ancora non ha detto una parola e ha il dito alzato. Lei, Cattaneo, che la so essere gentiluomo, poi io torno da lei e c'ho Sabrina Scampini che invece... ti vedo, Sabrina. Io vedo tutto, antenne da tutte le parti. Vai, Pietro, e poi vado da Sabrina. Arrivo. Adesso il reddito, l'Italia è andata avanti fino a 4 anni fa senza reddito di cittadinanza, no? Adesso è diventata una necessità assoluta del paese. Questa però è una narrazione, no? Cioè, come abbiamo fatto nei 70 anni di precedenti che non c'era il reddito di cittadinanza? C'erano le false pensioni. Da quando c'è il reddito? C'era l'assistenzialismo al sud. Ma dai, guarda, io posso dirti una cosa, ho sentito concionare molto a lungo, non è che sono intervenuto puntualmente. Sto sostenendo il tuo discorso. Ma lasciami un attimo finire, per favore. Il punto è che poi con reddito di cittadinanza non sono diminuiti i poveri, sono aumentati i poveri. Questo però è una certificazione del fallimento. Quello che dice Gianluigi sarebbero aumentati lo stesso, non sarebbero diminuiti. Quello che dice Gianluigi è vero. Cioè, il reddito cittadinanza è uno strumento di controllo della popolazione. Io non lo chiamo voto di scambio, ma è senz'altro uno strumento di controllo della popolazione. Ed è uno strumento di controllo della popolazione poco impegnativo per la classe di governo, che non porta il paese da nessuna parte, se non sempre più indietro, e francamente sarà voto di scambio, ma è qualcosa di che non fa funzionare lo Stato, perché è uno Stato diventiamo uno Stato di assistenziale, senza dei soldi che poi abbiamo da distribuire, perché non ci sono tutti questi soldi da distribuire. Allora, io credo che la Meloni o il centrodestra, non è che domani abolisce il reddito di cittadinanza, anche perché Conte l'ha detto chiaramente, no? L'ha detto chiaramente a Renzi, se abolite il reddito di cittadinanza, poi provate a girare senza scorta. Cosa vuol dire? Minaccia fisica. Su questo lui ha detto che non intendeva questo. Il reddito di cittadinanza. Cosa intendeva? Intendeva? Lui dice intendeva, tu hai la vista ovattata dal fatto che sei chiuso nel palazzo e non ti confronti con la realtà. Ma guardi, l'italiano è molto semplice. Vedo, no? Vieni qui senza scorta significa ti spacco la faccia. Questo significa in italiano. Detto questo, è evidente che c'è la rivolta sociale se la Meloni domani leva il reddito di cittadinanza. Però questo non significa che levare il reddito di cittadinanza non sia un punto d'arrivo, non certo un punto di partenza. Baldino, replichi che devo andare da Sabrina Scampini e chiederle una cosa. Allora no, voglio dire semplicemente una cosa. Intanto il reddito di cittadinanza esiste in tutta Europa, quindi non capisco perché solo in Italia rappresenta il problema più grande del paese, che riguarda le imprese, il mondo del lavoro, che snatura, che non fa funzionare lo Stato, addirittura ha detto Senaldi. Quindi interroghiamoci sul perché solo in Italia si parla del reddito di cittadinanza come un problema per lo Stato.
Facciamolo funzionare il reddito di cittadinanza. Sommi ha detto bene, se non si fanno le assunzioni, se non si fanno partire i centri per l'impiego, il reddito di cittadinanza è una riforma monca, è una riforma incompleta. Completiamo la riforma con la parte delle politiche attive e poi vediamo se non funziona. Se non funziona, noi siamo i primi a dire che va migliorato. Sul voto di scambio, scusatemi, ma io ho visto dei manifesti della Lega Nord, della Lega di Salvini, appiccicati sui muri a Napoli, condono edilizio subito. Quello che cos'è? Ecco, Baldino, allora si fermi, perché questo voglio chiedere subito. Io a Sabrina Scampini, perché questo è il voto di scambio, così come il reddito è stato il tema di tutta la campagna elettorale e altre promesse invece non diventano voto di scambio, perché altre promesse, magari lavorare meno, andare in pensione prima. Ma allora Veronica, tu non fai prima il reddito di cittadinanza e poi la politica attiva che ti permette di far entrare le persone nel mondo del lavoro, devi fare il contrario, altrimenti quello si chiama voto di scambio, perché tu stai dando qualcosa sapendo che poi non potrai invece dare quello che dovresti e quindi un lavoro, tu stai soltanto dando un gettone, e questa la cosa, ma non è l'unico voto di scambio, questo è uno dei voti di scambio. Conte sicuramente è stato più bravo di tutti, perché non solo ha dato una speranza e l'unica speranza a tutte le persone che non possono avere un reddito, non hanno un reddito e lo vorrebbero, ma anche perché è diventato il rappresentante della classe più disagiata. La classe che non arriva alla fine del mese è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, perché destra e sinistra se li sono dimenticati. Il Movimento 5 Stelle attraverso il reddito di cittadinanza ha detto: popolazione, che voi che non arrivate alla fine del mese, io vi permetto di arrivare alla fine del mese. Ma la cosa misera di tutto è che purtroppo tutta questa gente che dovrebbe invece sperare di avere un futuro, dovrebbe chiedere che le politiche attive fossero efficaci, che di riuscire a trovare un lavoro, che domanda offerta fosse coniugata, che ci fossero i centri di corsi di formazione, la possibilità quindi di lavorare e di guadagnare dignitosamente, invece deve accontentarsi di questo, perché non c'è altro modo. E mi devo trovare d'accordo con Fratelli d'Italia una volta nella vita, e chiudo, che dice: tolgo il reddito e metto due leggi, una per chi non può arrivare alla fine del mese e non può perché ha dei problemi, ed una per chi invece deve trovare un lavoro. Cioè, intanto, mi fa paura trovare d'accordo con quelli che posso provocare? Hai sollevato fiumi di diti alzati qui, Sabrina. Posso provocare? Guardate che il grande capitale non vuole togliere il reddito di cittadinanza, perché il grande capitale sa che gli italiani messi sott'acqua poi si accontenteranno del reddito di cittadinanza. Chi si incazza per il reddito di cittadinanza? Però domando io, se agli italiani che hanno bisogno del reddito di cittadinanza tu gli dici che hanno fatto voto di scambio, guarda che quella roba là non gliene frega niente al gruppo di napoletani che hai intervistato prima, non si fanno minimamente problema se è un voto di scambio oppure no, cioè a parte che Sud è abituato e come il nord, per l'amor del cielo, però il problema di fondo è strutturale e anche un po' filosofico, cioè tu stai creando le condizioni per cui tu accontenti e fai accontentare le persone per un reddito di cittadinanza. Questo è il vero tumore che dobbiamo affrontare. Ma voi vi rendete conto che non siamo nel salone di casa mia e non possiamo parlare tra di noi come se stessimo davanti a una pizza. Quindi paragone, poi Cattaneo. Ogni tanto parte così, proprio a casa. Chiudo. Il tema del lavoro in campagna elettorale l'abbiamo declinato sul reddito di cittadinanza, sì o no, e salario minimo. Piena occupazione è un'espressione che non sentiamo più. Cioè, è questo il tema. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale a parlare reddito di cittadinanza, sì o no, e quindi i voti sono andati sul Movimento 5 Stelle. Quindi Conte è stato bravissimo. Perché il paradosso è che è stato un assist, allora, quello che doveva essere. Abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, sì o no, e di salario minimo. La società che il grande capitale vuole ti dirà, sai che c'è?
anche il tema della, della casa, della macchina, non sarà più un problema, tanto ti darò la, la, il car sharing, ti darò l'house sharing, ti do tutto in condivisione, quindi non c'è problema, ti stiamo costruendo noi un, una società perfetta, si chiama nuovo feudalesimo. Vabbè. Si chiama nuovo feudalesimo. Se posso, sì, però lei mi deve anche dire, io le devo dire, perché lei certo, è l'unico esponente di governo qui che mi può rispondere seriamente. Ma questo reddito, perché io so che non solo quei 15 milioni che hanno votato il Movimento 5, no, ho detto numeri a casaccio, ma i 5 milioni, adesso vi dico la cifra precisa, ma tutto il resto dell'Italia si domanda in questo momento se questo reddito di cittadinanza verrà o non verrà abolito. Allora, per ora abbiamo dato delle risposte generiche. Ma lei sarà un importante esponente di governo. Ma quindi mi ha detto già di sì. Ma non lo togli. Molto netto. Io ho detto i due terzi che vanno a dare una risposta alla povertà non sono occupabili. E resta quello. Lo riorganizziamo e lo eroghiamo in maniera più efficiente, evitare che sia dato a gente condannata, vabbè, gente quello, che non ha diritto e quant'altro. Però, per organizziamo. Le faccio una domanda spicciola, Cattaneo. Questo terzo che vale 4 miliardi, più o meno mal contati. Un attimo su questi due terzi, continuiamo a erogarli in continuità o ci sarà secondo lei uno stop? Ci sarà uno stop, no, ci sarà uno stop, nel senso loro lo continueranno a erogare, ci sarà uno stop e ripartenza. Loro chi? Le persone che lo ricevono, non è che da domani diciamo. Quindi percepiscono, non erogano. Quello che lo percepiscono noi continuiamo a darglielo, okay. Ovviamente come erogatori continuiamo a darglielo. A quelli che sono sotto la, il cappello di tematiche welfare, povertà, disabili, eccetera. Ci occuperemo magari di riorganizzarlo, ci avete preso in giro per le, per le pensioni minime a 1000 euro. Magari una persona fragile, magari una persona anziana, gli stabilizziamo dando una pensione minima più alta di quella che riceve e così evitiamo di darle il bonus, la mancetta. Finalmente diamo una risposta definitiva a un tema vero, riorganizzando risorse preziose, 6-7 chi miliardi. Chi metterai però l'economia dall'altra e finanza? Parte, dall'altra parte, invece lo aboliamo nella forma in cui è conosciuta per chi è occupabile. Lino, che guardava il risultato delle, delle elezioni con grande pathos, perché aveva votato 5 Stelle perché voleva il reddito, non ce l'avrà. Ma io spero che Lino però, io non è che lo voglio mortificare, lui è già mortificato, perché lui in questo condivido paragone, il Sud ha perso la speranza di vedere Lino. Un figlio stare meglio del padre, ha perso la speranza di vedere che se il figlio si laurea ha Lino, una possibilità lì. Lo diciamo lì, che è il protagonista del servizio, IVA, se no a casa pensano che lei ma lo conoscono, è più famoso ormai di noi, più famoso è più famoso di, sì. Di me. E noi non vogliamo più che non ci sia più la speranza per uno che apre una partita IVA che se debba andarsene via dal sud, dobbiamo però ridare speranza a quei territori. Questa è la sfida che quel percentuale che ha votato il 5 Stelle interroga me, che non sono d'accordo con i motivi per cui oggi l'ha votato, ma mi interroga da governante di dargli una nuova possibilità. Io sento ma da chi quando mettete? Sono nato, questa frase la sento da quando sono nato, bisogna dare speranza al sud. Ma sento, però chi mettete comunque come ministro dell'economia e delle finanze? Per inciso, il centrodestra è stato votato, la Baldino ha perso il collegio uninominale sì, con l'esponente di centrodestra infatti, ed è stata ripescata perché guardi, aveva anche Cattaneo, il paracadute, la questione, perché senza paracadute questo non però, faceva. Io le chiederei da un signore come lei cosa c'entra ora Cattaneo? Questa è una no, cosa perché è stato detto è che, loro al sud, che loro al sud noi non abbiamo no. Voti che hanno votato tutti loro. Forse. Il centrodestra è stato votato in maggioranza come centrodestra. Gianluigi, aspetta, evidentemente abbiamo ancora, come dire, dato una speranza a quella gente fondata su ciò che sto dicendo, non su dargli un sussidio, ma su dargli generargli una speranza. Baldino. Arrivo. No, a parte che il Movimento 5 Stelle ha preso il 35% in questo collegio, solo 4 punti in meno di tutto il centrodestra unito, quindi questo bisogna dirlo ed è, e sono dati che potete consultare tranquillamente. Però poi è vero, cioè sono anni che sentiamo dire, da quando ho memoria, che dobbiamo rilanciare il Sud, ma poi per il Sud che cosa avete fatto in questi anni? Avete creato 10 milioni l'alta di poveri. Velocità per noi esempio, siamo che arriva a Napoli e Salerno per esempio. Guardi, non parli a me dell'alta velocità, avanti. Guardi, io vengo. Guardi, non parli a me dell'alta velocità, vengo da una terra dove l'alta velocità non esiste, ci sono i treni, i vagoni degli anni 40. Bastava qui, addirittura adesso ai il governo regionale dai. Di Occhiuto ha aumentato i biglietti del 60%, quindi guardi, è meglio che non parla dei trasporti in Calabria perché altrimenti dai. Veramente la vengono a prendere. Bastava non dare con i soldi ai Benetton, dai. Perché siamo totalmente isolati dal mondo, quindi se volevate fare qualcosa per i poveri, per il ceto medio, ci dovevate pensare prima. Noi abbiamo
trovato una situazione dove c'erano, ci sono tuttora purtroppo ancora milioni di persone che vivono sotto la, soglia di povertà, ma non solo quelli che non hanno un lavoro. Noi abbiamo 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri. Per questi, per queste persone, voi che cosa avete fatto in tutti questi anni? Ma voi che cosa avete governato? Questa è la domanda che dovete farvi e questa è la risposta che dovete dare ai cittadini, ed è per questo che i cittadini al sud hanno scelto il Movimento 5 Stelle, ma non no, per la mancetta elettorale, perché noi hanno visto nel 2018 una speranza. Questa è la... Poi, se voi potete raccontare questa favoletta, fatelo pure, ma continuate a non capire, a parlare un'altra lingua rispetto a quella che parlano i cittadini comuni. Ma è anche una scelta politica, no? Mettiamolo agli atti, ma il Movimento 5 Stelle ha preso il voto a sud per il reddito di cittadinanza. Che il reddito di cittadinanza ce l'aveva nel programma, Paragone, tu sei stato eletto con il Movimento 5 Stelle, che il reddito di cittadinanza ce l'aveva nel programma. Guarda che io l'ho votato e l'ho difeso, forse ti è sfuggito questo passaggio, quindi non lo metti agli atti. Sentendoti parlare adesso non mi pare. Ma guarda, l'ha difeso, però ha fatto un discorso più ampio, dicendo che poi manca l'altra parte. L'italiano per te è una convenzione borghese, ti mancano alcuni pezzi, però... Se vuoi ti do ripetizione anche di lingua italiana. Detto questo e messo agli atti, figuri, non c'è problema. Il reddito di cittadinanza è stato un plus del Movimento 5 Stelle a sud. È un dato di fatto, ok? Non dobbiamo demonizzarlo, ok? Detto questo, mi dicono che non c'è neanche il veloce, Gianluigi, nessuno lo sa come te. Io vi ringrazio tutti, perdonami, anche perché oltre al reddito ci dobbiamo chiedere come si fa a pagare le bollette. Quindi ci vediamo tra un attimo, purtroppo.